Buongiorno, oggi è il 25 novembre, la giornata internazionale contro la violenza di genere. Mi presento, sono Stefania Catallo e sono la presidente del centro Maria Anni Rizzi di Roma, è un centro antiviolenza. Insieme con l'associazione Tutti Taxi per Amore abbiamo elaborato questo progetto portando sulle vetture le voci e le storie di persone che hanno subito violenze e si sono rivolte a noi per essere ascoltate. Troverete le testimonianze di quattro persone, quella di Nicole, quella di Gloria, quella del femminicida e quella della regina. Le ultime due interpretate dall'attore teatrale Emilio Emiliu Spataro, che da sempre condivide, come l'associazione Tutti Taxi per Amore, la nostra causa. Nell'augurarvi buon viaggio in compagnia di queste voci, mi auguro di suscitare perlomeno un interesse o una riflessione su questa giornata. Vogliamo parlare di quelle vive, non di quelle morte, perché quelle sono sui giornali. Vogliamo far sì che voi conosciate le storie di queste donne e possiate comprendere quanto sono vicine a voi. Loro sono vive, sebbene mostrino i segni di una vita difficile e le cicatrici delle violenze che mi hanno raccontato. Sono leonesse che hanno combattuto nei colossei domestici contro uomini brutali che le avevano selezionate accuratamente per farne delle schiave. Vi lascio in compagnia di loro, vi auguro buon viaggio e spero di suscitare in voi un interesse. Allora, mi chiamo Nicole, ho 41 anni e sono nata in Romania, in un piccolo paesino di provincia. Cosa devo dire di me? Provengo da una famiglia dove la violenza faceva parte o fa ancora parte della quotidianità. Mio papà con pesanti problemi di alcolismo da sempre, mia madre succube dei suoi maltrattamenti continui, tanto per rendere l'idea, il primo ricordo vero della mia infanzia è mia mamma svenuta in una vasca da bagno ricoperta di sangue e mio padre che cerca di risvegliarla appunto dopo averla massacrata di botte. Salve a tutte, sono Gloria e sono una sopravvissuta a un femminicidio. Il mio ex compagno nel 2014 mi ha sparato in testa con un fucile dopo varie minacce di morte anche. E il mio rapporto con lui era naturalmente un rapporto malato di ossessione, dove io ero ossessionata da lui e ogni volta che faceva qualcosa di gentile io ricadevo nelle sue braccia e così facendo mi sono lasciata andare completamente, credendo di poterlo cambiare e farmi amare per tutta la vita. Che dovevo fare? Maresciallo, dovevo farmi prendere in giro con quella faccetta d'angelo. Mi ci aveva fatto credere, sa. A me mi ci aveva fatto credere. E cosa dovevo fare? Stare a guardare senza dire niente, fare la parte del cornuto e del fesso in silenzio, vederlo uscire, rientrare quando le pareva. Alla gente. Lei pensa che la gente non ne parlasse? Era tutto un chiacchiericcio. Io lo so. Tutti a fare risatine quando passavo io. Eccolo, arriva il cornuto, dicevano. Non è stato capace di tenersi una ragazza giovane. Forse che non gli funziona bene l'uccello. E io dovevo stare zitto e fermo, maresciallo. Mi capisce, vero? È uomo pure lei. E certe cose non devono esistere. Ho gestito un giro di droga e prostituzione. Ho avuto contatti con un mucchio di gente, anche con la politica. Le mie ragazze le ho sempre trattate bene. Ho sempre pensato a tutto, dai vestiti a dottore. Ho avuto anche transessuali. Quelle vanno tantissimo. Ecco, loro ho guadagnato un mucchio di soldi. Però sono molto volubili.
Non ci si può fare molto affidamento. Vanno trattate col pugno duro. Qualcuno si è ritirata. Dopo una certa età non sono più tanto richieste. E so di un paio che hanno cambiato vita. Io, la mia di vita, non la rinnego. Anzi, ero giovanissima quando mi sono innamorata del mio primo marito. Lui aveva 15 anni più di me ed è stato il mio maestro. Però la cosa più pesante, devo dire, che è la violenza psicologica in queste situazioni. Non è la botta in sé, lo schiaffo, le cinturate, le punizioni fisiche, effettivamente. La paura più grande è della violenza verbale, delle minacce, delle offese pesantissime che papà mi riservava o ci riservava, a me e a mia mamma. Però guardarmi allo specchio ogni giorno e rivivere quello che mi è successo mi fa male ogni tanto, sì. Però sto cercando, adesso il mio obiettivo è cercare di aiutare le altre donne che non si rendono conto magari in che situazione sono e che potrebbe portarle alla morte o a danni irreversibili. Ho capito che quello che provavo per lui non era amore, ma era un'ossessione e che anche questo mi ha fatto aprire gli occhi, mi ha fatto capire che l'amore è un'altra cosa, non è quello che io credevo. Ma non le ho fatto male. Le ho dato un paio di schiaffi per farla ragionare. Le ho bloccato le mani perché quella piccola stronza si ribellava e voleva graffiarmi e continuava a dire di no, che non mi amava, che non mi voleva. E a un certo punto le ho chiesto se pensava che non fossi abbastanza uomo per lei. E le ho messo la mano là, sulla patta. Ce l'avevo dura. Con lei mi capitava sempre. Allora cominciava a strillare. E ho dovuto lasciarla andare. È scappata come il vento. E io pensate che ero contento. Mi aveva preso in giro. Io ci avevo creduto. L'avevo aiutata, consigliata. Ne volevo fare una donna felice. E invece, e così l'ho sparata. Tutto quello che so l'ho imparato da lui. Per lui sono stata picchiata e violentata da una banda rivale che voleva metterlo da parte. Ma la sua vendetta non si è fatta aspettare. Lui era un vero boss. Aveva compiuto 10 omicidi. Era un duro. Poi la polizia me l'ha ammazzato. Mia figlia? A mia figlia non ho mai fatto mancare niente. Ma poi si è messa con questo l'altro infame. E allora l'ho cacciato via. Vivere all'interno di una famiglia dove la violenza è all'ordine del giorno ti segna caratterialmente, ti segna psicologicamente. Io adesso ne parlo senza alcun tipo di paura, ma dopo aver fatto tantissime sedute dalla psicologa, e da diverse psicologhe, perché non sempre, essere psicologo è sufficiente per capire il vissuto di una persona. È dura anche esporsi, è dura mettere con se stessi quello che si vive in famiglia, perché è molto più semplice nascondere sotto il tappeto il tutto e far finta di nulla. Ora come ora non ho più paura di nascondere nulla, ne parlo apertamente con chiunque. Questo anche grazie all'aiuto di mio marito, dei miei figli, a cui non ho mai nascosto il mio passato, a cui non ho avuto vergogna di dire quello che ho subito
fino all'età di 21 anni, perché l'ultima volta che io ho preso le botte da mio padre avevo 21 anni compiuti, mi ha massacrata. Però diventi talmente succube di queste situazioni che hai bisogno assolutamente che qualcuno ti porti per mano e ti aiuti a venirne fuori. Bisogna parlarne, bisogna esporsi, non avere né vergogna né paura, perché non è assolutamente colpa nostra. Non siamo noi ad aver voluto mariti, padri violenti, compagni. Di conseguenza, parlarne è il primo passo, credo, verso la libertà. All'inizio, quando mi ero appena risvegliata dal coma, una settimana e mezza di coma farmacologico, avevo anche dei sensi di colpa, non sapevo cosa avevo fatto per portarlo a fare quello che aveva fatto. Pensavo di aver fatto io qualcosa di sbagliato, che forse ero stata troppo ossessiva, troppo gelosa. Avevo dei veri e propri sensi di colpa, non sapevo. Addirittura volevo farmi perdonare. C'era formato un circolo vizioso dove lui più mi rifiutava, più io cercavo di riprenderlo, di farlo accorgere che era innamorato di me in fondo, ma non se ne rendeva conto. Era questo il mio crucio, di farlo rendere conto che era innamorato di me, che io potevo salvarlo. Era sempre la mia autostima era zero, più lui non mi aiutava a farla crescere, anzi, me la seppelliva ancora di più. Meglio morta che puttana, meglio morta che rovinata, perché quella vita che faceva sarebbe successo. E poi mi dovevo vendicare, perché mi aveva preso in giro, mi ci aveva fatto credere veramente, ma non la volevo ammazzare, io le volevo dare solo una lezione. Mi deve credere, maresciallo. L'ho dovuto fare per difendere il mio onore, malgrado tutto quello che mi ha fatto. Io la amo ancora. Me lo dai il permesso di andare al suo funerale? Le vorrei portare dei fiori. Se vuole riprendere un dialogo con me, bisogna che prima mi chieda scusa, poi si vedrà. Non mi interessa se andrà in carcere, anzi, meglio, così potrò farmi affidare i bambini e crescerli per bene, non come verrebbero su in quella famiglia di infami. Lo sai che a lui lo ha coltellato? Magari moriva, ma sta ancora qua. L'ho colpito 3 volte. E purtroppo non avevo una pistola, se no lo avrei pure ammazzato. E invece è ancora vivo e io mi sono fatto il carcere per tentato omicidio, ma non me ne pento. Sì, perché i maltrattanti, le loro vittime, se le scelgono bene, preferiscono donne quasi prive di autostima, in cerca di conferme e assetate d'amore, belle dai piedi d'argilla, meglio se talentuose, perché poi ci sarà più gusto a schiacciarle e umiliarle, molto spesso provenienti da famiglie disfunzionali, in modo che conoscano già il copione e sappiano bene chi è che comanda. Sogno un mondo senza violenza, sogno un mondo nel quale i centri antiviolenza non esistano, sostituiti da centri magari di aggregazione, dove ci si può divertire, dove si può dar vita a qualcosa di bello.